facile individuare, complessità di individuarli e fare in modo che ci sia poi una richiesta accolta dal GIP di misure cautelari. In questo caso vedete che ci sono corruzioni private e corruzione pubblica, e anche da questo punto di vista altro dato che io ho evidenziato in tante altre conferenze che abbiamo fatto: è facilissimo arrivare, è troppo facile direi, arrivare a pubblici funzionari o funzionari privati che si fanno corrompere. Non sarebbe mai da sottovalutare, perché a fronte della facilità con cui si arriva a, e non deve impressionare ed è mistificante ritenere che le corruzioni di poche centinaia di euro o la promessa di vantaggi minimi possa essere non considerato un disvalore. Secondo me invece è il disvalore più inquietante del modo di amministrare la funzione pubblica in Italia, e fare in modo che si capisca, oltre il dato che emerge dalla singola indagine, che è diffusa, troppo diffusa, e che ancora una volta non posso che evidenziare che tutto questo mina l'economia nazionale e il bene supremo della collettività, perché è facile arrivare a personaggi che si fanno corrompere, ex pensionati che agivano nelle pubbliche amministrazioni e anche con un ruolo che dovrebbe essere di garanzia, quello di appartenere a sindacati, che sapevano a chi rivolgere, cioè il loro ruolo era quello di trovare le persone su cui si sapeva che si poteva contare, non sui valori ma sui disvalori, cioè quelli che avvicinati si facevano corrompere. E questo, a mio giudizio, è un dato devastante che ci deve far riflettere. Le indagini sono complesse in tema di pubblica amministrazione, ma questo, se si agisce con rigore e professionalità, si arriva, perché è stato sempre in questa materia che non è che per carenze della polizia investigativa non arrivano le denunce, è talmente compartimentato che evidentemente è il lavoro dei pubblici ministeri, con l'ausilio delle forze investigative, ottenere elementi perché venga fuori questo fenomeno che, lo ripeto, è dilagante nel nostro territorio. E si è articolato su tre livelli che però sono frutto di una matrice unitaria. La Lidl, o meglio, soggetti appartenenti alla famiglia Ladani, erano in grado di veicolare e manipolare appalti per poi darli a questi imprenditori del nord, ovviamente a pagamento. Terzo flusso, doveva finire questa gestione stracontabile, è quello del campo delle corruzioni in senso lato, per cui dicevo si pagano i dipendenti, si paga colui che fa traffico di influenza. Abbiamo accertato che in numerose occasioni c'era circa una paga di 1.000-2.000 euro al mese per questi contatti che lui era in grado di procurare, e poi finalità corruttive in generale. Anche perché hanno appalti in tutta Italia, ovviamente, di security e non solo palazzi di giustizia. Questo francamente non lo possiamo dire, no, questo non possiamo dirlo, nel senso che lei consideri che non è che si presentano, cioè alcune volte i controlli non sono così semplici da fare, perché dire che qualcosa non ha funzionato non è vero, non l'abbiamo accettato. A livello di certificazione? Chiedotto una certa commissione, perché ovviamente non fa niente per niente. A questo punto l'imprenditore si trova una massa di denaro contante. Cosa ne fa di questo denaro contante? Ovviamente una parte lo utilizza per finalità personali, vale. Una parte lo destina a finalità corruttive, paracorruttive, di traffico di influenze, una parte la dà alla famiglia Ladani. Questo è lo schema. Noi, quello che abbiamo scritto anche nella richiesta di misura cautelare, è quello che dicono anche loro: se si fa una fattura falsa di 500.000 euro, immediatamente salta all'occhio. Se si fanno tante 500 fatture false da 1.000 euro, da parte di soggetti diversi, non salta all'occhio. Per quello stato i volumi non sono elevati, ma questo, ripeto, è per una scelta che viene fatta per evitare di incappare in controllo.